È possibile conoscere il nostro futuro? C'è chi dice di sì, c'è chi sostiene che il destino di ogni uomo sia già scritto e che esistano persone in grado di leggerlo. Ma si può credere ai profeti e alle loro profezie? Dall'India al Sud America, da Nostradamus ai Maya, tutti sembrano indicare una data precisa per quella che alcuni chiamano la fine del mondo, il 21 dicembre 2012. È possibile che calendari diversi e popoli distanti concordino su un unico giorno da migliaia di anni? E cosa dovrebbe succedere esattamente? Secondo alcuni, la soluzione è al di là del nostro cielo, oltre i confini del nostro pianeta, sulla rocciosa superficie di Marte, il pianeta rosso. Tracce di un antico passato sembrano affiorare nelle fotografie delle agenzie spaziali per raccontare il nostro futuro. La risposta all'enigma, allora, potrebbe trovarsi nelle parole sacre, tramandate in segreto da generazioni di profeti, parole registrate dalle telecamere, parole che vale la pena di ascoltare. A Voyager. Adesso. Bentrovati a questo terzo appuntamento con Voyager in prima serata. Grazie per l'attenzione che ci state dando. Abbiamo fatto un viaggio, dei viaggi attraverso grandi misteri, abbiamo fatto un viaggio attraverso grandi dubbi, fatti inspiegabili. Questa sera faremo un viaggio decisamente particolare all'interno del nostro destino. Un destino complesso, le profezie, cosa si può scoprire, cosa è già stato scritto, l'uomo è padrone del proprio destino oppure ne rimane vittima. E questa sera cominciamo con una persona, un personaggio molto particolare, un personaggio che ha unito intorno a sé milioni e milioni di uomini, un personaggio che ha avuto una storia personale che sembra scolpita a lettere di pietra nel destino di un'intera umanità. Lui avrebbe chiamato questo destino provvidenza. Stiamo parlando di Giovanni Paolo II. La vita di un uomo può essere caratterizzata da scelte, incontri, occasioni. La vita dell'uomo che stiamo per raccontarvi sembra invece stata caratterizzata da una costante, una forza invisibile che lo ha guidato da subito con decisione e costanza, con forza ed amore, per fargli raggiungere una meta importante, una missione di sacrificio e perseveranza al servizio dell'uomo. Faremo un viaggio attraverso alcuni episodi che hanno accompagnato la sua vita. C'è chi potrebbe chiamarli coincidenze, destino. Lui avrebbe parlato solo di provvidenza. Karol Józef Wojtyła nasce a Wadowice, città a 50 km da Cracovia, in Polonia, ultimo di tre figli, il 18 maggio 1920. In quello stesso giorno si verifica un'eclissi di sole, una delle due di quell'anno. Più avanti vedremo che questo fenomeno si ripeterà in un altro momento determinante della storia della sua esistenza. La vita lo segna nel dolore. Perde a soli 9 anni la madre e in pochi anni tutti i suoi familiari più stretti. A 20 anni Karol si procura una cosiddetta carta di lavoro. Trova impiego come operaio in una cava di pietra. Lui stesso confesserà di averlo fatto per evitare la deportazione in Germania ai lavori forzati. È l'autunno del 1940. Il lavoro in cava è durissimo, massacrante e pericoloso. Un giorno, durante uno scoppio di una carica di dinamite, provocato per staccare un costone dalla parete di roccia, qualcosa non funziona. L'esplosione non segue le dinamiche previste. Si scatena l'inferno. Il compagno di lavoro vicino a lui viene colpito dalle pietre scagliate con forza in tutte le direzioni e muore all'istante. Karol rimane sconvolto, ma miracolosamente illeso. La guerra finisce e in lui si rafforza sempre più una fede intensa, dove la preghiera ha un ruolo importantissimo. Ha una personalità forte, fortissima, ma dai modi educati. Non tutti lo capiscono e molti lo sottovalutano, soprattutto la polizia politica, che ha più paura dei preti cosiddetti schierati. È il 1958. Lo stesso primate di Polonia, Wyszyński, lo giudica troppo tiepido nei confronti del regime.
Quando c'è da proporre a Roma un elenco di 4 nomi tra i quali scegliere il nuovo vescovo ausiliario di Cracovia, Wojtyła non viene preso in considerazione. Saranno proprio i funzionari del Partito Comunista ad inserirlo nell'elenco a scapito di un altro prete escluso. A Roma la diplomazia vaticana consiglia molta prudenza e suggerisce di eleggere vescovo proprio quel prete inserito nell'elenco dai solerti funzionari di partito polacchi. Chi lo avrebbe mai detto? L'uomo che avrebbe contribuito in maniera decisiva ad abbattere la cortina di ferro riceve un aiuto proprio dall'ingerenza dei rappresentanti politici della Polonia. Ha solo 38 anni. È nominato da Habemus Papam. Dominum Carolum. Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Wojtyła. Alle 17:17 del 16 ottobre del 1978, Karol Wojtyła è Papa, sceglie il nome di Giovanni Paolo II. Non è un giorno qualsiasi. Il 16 ottobre, infatti, è il giorno in cui si festeggia Santa Edwige, proprio la patrona della Polonia. Passano meno di 3 anni. Il Papa, devotissimo alla Madonna, al punto di inserire la M sul suo simbolo, subisce un attentato a Piazza San Pietro. È il 13 maggio del 1981, giorno della Madonna di Fatima. Una pallottola partita dall'arma di un killer professionista lo colpisce arrivando a soli 2 millimetri da organi vitali che, se lesi, avrebbero provocato la morte certa, a detta dei medici. Parte una corsa verso il Policlinico Gemelli. Gli autisti dell'ambulanza arriveranno in solo 8 minuti. La strada era incredibilmente deserta. Questa coincidenza stupisce non poche persone. In situazioni normali, un'ambulanza impiegherebbe almeno il doppio del tempo. Il Papa perde i sensi appena entrato in ospedale. L'emorragia è intensa. La situazione è drammatica. 5 ore e 20 minuti di intervento, durante il quale Don Stanislao arriva a dargli l'estrema unzione. Ma la fibra è forte. Il Papa ce la fa. Ali Akça, killer professionista, ha più volte dichiarato che era sicuro di averlo ucciso e di non aver mai sbagliato un bersaglio così vicino. A questo punto, un'altra incredibile coincidenza da sottolineare è quella tra il mese, il giorno e l'ora dell'attentato al Papa. 13 maggio, ore 17. Stesso giorno, 13 maggio, stessa ora, le 17, della prima apparizione ai 3 pastorelli della Madonna di Fatima. Ricordiamo che 2 dei 3 pastorelli moriranno pochi mesi dopo l'evento. La terza, Lucia, diventerà suora, con il nome di Suor Lucia. Si dice che l'attentato al Papa era previsto proprio dal terzo segreto di Fatima, noto solo in quel momento allo stesso Wojtyła, il quale infatti si è ritenuto miracolato dalla stessa Madonna di Fatima, sulla cui corona ha successivamente fatto incastonare la pallottola che lo aveva colpito. Ma c'è anche un'altra coincidenza. La fuga dell'attentatore turco Ali Akça fu impedita da una suora che lo prese per il braccio permettendo ad un carabiniere di intervenire. Quella suora si chiamava anche lei Suor Lucia. Il pontificato di Giovanni Paolo II, uno dei più lunghi ed intensi della storia della Chiesa, prosegue fino al 2 aprile del 2005, quando alle 21:37 Karol Wojtyła torna dal padre. Fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. L'8 aprile 2005, il giorno dei suoi funerali, è caratterizzato da un'altra eclissi di sole. Un'eclissi uguale a quella che lo aveva accolto il giorno della sua nascita, 85 anni prima. Un ennesimo segnale?
naturalmente non si può dire. Quello che si può e si deve dire invece è che Giovanni Paolo II è certamente stato un uomo in grado di unire gli uomini. Ne è un'ultima testimonianza questa immagine, dove in un fazzoletto di terra sul sagrato di San Pietro sono raccolti per la prima volta nella storia tutti i potenti della terra senza esclusione di razza, fede o credo politico. Tutti lì a rendere omaggio ad un grande uomo che ha fatto della fede e della preghiera la sua forza, che ha creduto negli uomini e nelle loro idee. Un uomo che per molti, anche se lontani dalla fede, è stato un padre santo che ha insegnato a non avere paura. Non abbiate paura. Il 28 giugno 2005 è stata aperta la messa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, Giovanni Paolo II. Esiste una pagina di storia dimenticata da oltre 200 anni. Bene, vogliamo parlare questa sera. Cosa è successo? Un fatto eccezionale, si dice sia l'evento più straordinario di tutto il cristianesimo. Ci troviamo a Roma, una data specifica, per meglio dire un anno specifico, 1796. In un periodo di tempo non troppo lungo, circa 6 mesi, si sono verificati 120 miracoli, tutti della stessa specie. Si è risalita a questo attraverso delle testimonianze giurate e dei processi. Tutto legato all'ingresso di Napoleone Bonaparte a Roma. Vediamo di che cosa si tratta. Nel 1792, la rivoluzione francese prima e il terrore poi dichiarano guerra al cattolicesimo. Le chiese vengono profanate, statue e croci distrutte. 40.000 ecclesiasti riescono a fuggire, gli altri finiscono invece massacrati. Solo a Parigi e solo nella prima settimana di settembre vengono giustiziati 225 preti cattolici. Il culto è definitivamente soppresso il 18 settembre 1794. 2 anni dopo, Napoleone entra con le sue truppe in Italia. Occupa Piemonte, Lombardia e Bologna, costringendo il Papa a firmare un armistizio a condizioni pesantissime. La minaccia di un'invasione è imminente e il cardinale Giulio della Somaglia esorta i romani a invocare la Vergine Maria, implorandone la protezione. E gli occhi delle statue, incredibilmente, iniziano a muoversi. Tutto comincia in un orario, in un luogo ben preciso. Erano le 8 di mattina del 9 luglio del 1796. Ci troviamo a Roma, in una piccola strada, vicolo delle Bollette. Alcune persone vedono un'immagine di Maria che apre e chiude gli occhi. Viene subito chiamato un maestro di cappella, il suo nome è Antonio Ambrosini, che certifica questo fatto miracoloso. Ma non si verifica solo in quel punto, anche in altri luoghi dell'antica Roma, Sant'Andrea della Valle, Santa Maria in Vallicella, insomma ci sono molte statue o dipinti della Vergine che si muovono, che muovono gli occhi. L'esercito fa fatica a contenere le persone che vogliono avvicinarsi a questi luoghi e si vogliono inginocchiare per pregare. A questo punto si decide una cosa straordinaria, si lasciano aperte le chiese per tutta la notte. Pio VI però vuole capirci qualcosa di più e apre subito un'inchiesta. I documenti ufficiali recitano: Dio sembra essersi compiaciuto nel circondare questa serie di prodigi, forse unica nella storia della Chiesa, di prove proporzionate all'incredulità del nostro infelice XVII secolo. 122 casi tra Roma e provincia, oltre 50.000 testimonianze giurate di persone di ogni ceto e livello culturale, scienziati, medici, notai, militari, tutti in ginocchio che giurano con la mano sui Vangeli. Tra questi c'è anche uno dei più grandi architetti dell'epoca, Giuseppe Valadier. Valadier è uno dei massimi architetti neoclassici dell'epoca e a quel tempo architetto voleva dire ingegnere. Valadier si avvicina, si allontana, cambia angolo visuale, apre e chiude le finestre, muta le condizioni di luce, tira le tende, le riapre, avvicina la candela, va vicinissimo, poi si allontana.
cioè insomma fa tutte le prove, tutti i saggi, tutti i tentativi proprio da, dall'occhio dell'esperto per verificare questi fenomeni, toccare con mano, e di fatto deve ammettere che le cose sono andate così. La sua è una testimonianza giurata, ricordiamolo, non solo, è una testimonianza che riguarda ben 6 immagini prodigiose, il che non gli impedirà comunque nel successivo regime, di fronte all'invasione napoleonica di Roma, poi di diventare un collaborazionista, di diventare architetto proprio del regime giacobino della Repubblica Romana. Nonostante i prodigi si ripetano per 6 mesi e in oltre 100 luoghi, c'è chi rimane molto scettico e pensa che tutto questo sia dovuto alla grande paura, la paura dell'invasione dei soldati di Napoleone, che poi da lì a poco si sarebbe realmente verificata. Arrivano i napoleonici, rapiscono il Papa, lo portano in Francia, dove tra l'altro morì dopo poco. E allora il popolo cosa pensa? Che le Madonne stavano piangendo proprio per questo, proprio perché sapevano che sarebbe successo quello che poi si è verificato, sarebbe quindi stata una grande profezia. Insomma, il dolore era tanto in quel periodo, vogliamo trasmettervi le sensazioni vissute proprio in quel momento storico attraverso una testimonianza di un grande uomo, Giuseppe Valadier. Né il sole né i lumi producevano alcun effetto, o sull'immagine, o sul cristallo, o sugli occhi degli astanti. E deve dirsi che questo movimento fosse totalmente prodigioso, da non attribuirsi a cause naturali ed estrinseche, bensì all'opera di Dio. Confesso il vero, che mi sentii in quell'atto ripieno di una grande dolcezza e tenerezza interna, onde agli occhi mi si affacciarono le lacrime. Che emozione quei giorni, un'emozione che ha coinvolto tutti, credenti e non. E adesso raccontiamo un'altra storia, una storia di un uomo che poco più di un mese fa ha rischiato realmente la vita e molti dicono che si sia salvato solamente perché il suo destino non era quello di morire in quel momento. Stiamo parlando di un collega che lavora per Rai International, si chiama Alessandro Bertellotti e stava atterrando su un aereo delle linee aeree indonesiane, stava atterrando proprio in Indonesia e all'improvviso questo aereo, invece di atterrare, insomma, si è schiantato al suolo. Ma ci faremo raccontare direttamente da lui quanto è successo, cercheremo di capire le emozioni che ha vissuto, cercheremo di sentire se per lui il destino era già scritto oppure si è trattato solo di un caso. Ci colleghiamo con Melbourne, dove si trova adesso, dovremo vederlo. Alessandro, buonasera e ben trovato. Buonasera a tutti, buonasera da Melbourne. Allora, abbiamo sentito che ti sei salvato per miracolo. Com'è andato l'incidente? Beh, descrivere l'incidente è decisamente semplice. Dall'interno della cabina dei passeggeri ci siamo accorti subito, poco prima dell'atterraggio, che l'aereo non sarebbe mai riuscito a effettuare correttamente la manovra. Abbiamo attaccato la pista decisamente ad una velocità eccessiva. Io ricordo di aver visto l'edificio dell'aeroporto proprio in un lampo e il tentativo del pilota di frenare usando i freni aerei, ma non c'è stato niente da fare. L'aereo ha sfondato le protezioni al termine della pista e è rimbalzato su una strada a scorrimento veloce che incredibilmente alle 7 di mattina a Yogyakarta era deserta, si è impennato e si è sfracellato oltre l'aeroporto in un campo, in una coltivazione di riso. Ogni volta che accadono cose come quelle che sono accadute a te si dice che ci sia la mano del destino. Bene, tu come l'hai vissuta? L'hai pensato come un segno del destino? Sì, in effetti si può parlare di destino, anche se alcuni esperti mi hanno fatto presente che anche una buona dose di sangue freddo e cercare di capire al volo come comportarsi in una situazione così, ovvero sia non farsi prendere dal panico e cercare immediatamente l'uscita e allontanarsi il prima possibile dall'aereo, hanno contribuito a fare in modo che io riportassi soltanto un graffio sul labbro inferiore, ma niente di più. Grazie Alessandro, grazie per questa tua testimonianza. Grazie a voi, in bocca al lupo e buona continuazione con la trasmissione. Bene. Abbiamo ascoltato questa testimonianza veramente unica.
Nessun viaggio attraverso le profezie può considerarsi completo se non si parla anche di Nostradamus. Ma attenzione, Nostradamus non era un mago con il cappello a punta e con le stelline stampigliate sopra, ma era un uomo dalle grandi conoscenze, figlio di nobili, aveva girato le più grandi biblioteche europee, aveva visto e letto libri che al tempo erano sotto segreto. Quindi si parla di lui come un profondo conoscitore in grado non tanto di profetizzare quanto di tradurre in maniera criptica cose che non potevano essere lette a quel tempo. Per farvi solo un esempio, era un grande esperto anche di medicina e cercò di curare la peste che nel corso del periodo della sua vita si abbatté anche sui suoi cari, sui suoi parenti, estraendo dal salice un particolare acido, l'acido acetil salicitico, che noi sappiamo oggi essere uno dei principi fondamentali dell'aspirina, per esempio. Quindi pensate quanto era avanti con le conoscenze. C'è chi dice che addirittura lui abbia avuto delle carte importantissime per le mani, le abbia lette, ne sia rimasto sconvolto e quindi le abbia bruciate. Lui stesso dichiara: hanno fatto una luce talmente bianca che nessuna carta che conoscevo avrebbe mai fatto. Che carta era? Cosa c'era scritto sopra? Cosa ha tradotto nelle sue centurie per permettere a quelle storie di attraversare un periodo difficile, storicamente parlando, come quello che ha vissuto? E non solo. Stiamo per andare virtualmente su Marte, dove troveremo notizie sul nostro passato e il nostro futuro. E analizzeremo le profezie che si sono realmente avverate finora. Ma tra poco, dopo la pubblicità. Siamo a Salon de Provence, nel sud della Francia, una sorta di leggendaria finestra sul futuro. 4 secoli e mezzo fa, questo era uno dei luoghi più frequentati dal veggente più famoso del mondo. Un profeta del Rinascimento, che dalla soffitta del suo castello si dice abbia predetto di tutto, dalla Rivoluzione francese all'avvento di Napoleone, dalla Seconda Guerra Mondiale ad Adolf Hitler, dall'allunaggio all'11 settembre. Il suo nome era Michel de Nostredame, alias Nostradamus. Oggi il suo nome è sinonimo di profezia e predizione. Ma già dai tempi in cui percorreva questi angusti sentieri, la sua fama era alle stelle. Medico compassionevole che si prodigava per le vittime della peste, astrologo e fidato consigliere di re e regine di Francia. A partire dall'anno 1550 divenne anche un prolifico scrittore, autore di richiestissimi almanacchi che gli fruttarono una piccola fortuna e di una raccolta di quasi 1000 versi in quartine o quatrain che lo resero una leggenda. Bestie inferocite per la fame guaderanno i fiumi, quando l'infante di Germania non obbedirà ad alcuna legge. Dalla moltitudine di umani, 9 verranno mandati via. La loro sorte sarà suggellata alla partenza. Un fuoco dal centro della terra provocherà un tremendo terremoto nella città nuova e la terra tremerà. Dall'anno della sua pubblicazione, nel 1555, le profezie, il libro in quatrain di Nostradamus, non ha mai smesso di affascinare i suoi lettori. Insieme alla Bibbia e alle opere di William Shakespeare, vanta il raro primato di non essere mai andato fuori stampa. Nostradamus, che nei suoi versi menziona di rado date specifiche, nomi o avvenimenti, era solito servirsi dell'astrologia per predire eventi del suo tempo e oltre, fino alla fine dei tempi, che per inciso previde per l'anno 1999, 3797 o 7000, a seconda delle interpretazioni. E le interpretazioni nelle profezie di Nostradamus sono fondamentali. Jean-Charles de Fonbrun si destreggia fra gli enigmatici versi da oltre 40 anni, seguendo le orme di suo padre che aveva iniziato 30 anni prima di lui. Trovo bizzarro che lo si accusi di usare un linguaggio che la gente non capisce. Sarebbe come se dicessi che il cinese non ha senso, che non significa niente, semplicemente perché non capisco il cinese. Tutto qui. Che il misterioso linguaggio potesse essere una sorta di cortina fumogena per consentire a Nostradamus di sfuggire all'Inquisizione o solo un abile espediente per non essere mai smentito è questione dibattuta sin dai suoi esordi come autore.
De Fombreun ha letto ogni profezia del celeberrimo indovino, dall'ascesa di Napoleone alla caduta del muro di Berlino. Mi spiace, ma i riscontri sono così numerosi da essere statisticamente significativi. Non possono essere semplici coincidenze, ci sono troppi dettagli precisi. Certo, credendo di interpretare correttamente le quartine, De Fombreun predisse anche che l'Unione Sovietica avrebbe marciato su Parigi negli anni Ottanta e che Papa Giovanni Paolo II sarebbe stato assassinato a Lione nel 1986, seminando un prevedibile panico in entrambe le occasioni. Ma il suo entusiasmo per le predizioni di Nostradamus non si è mai affievolito. Una grande guerra tra Oriente e Occidente. Forse tra Cina e Stati Uniti. Forse. È possibile. È possibile dare qualsiasi interpretazione ai versi di Nostradamus, che si accordi al testo o che non vi si accordi affatto, ma lasciamo stare. Peter Lemesurier, un pentito dei versetti profetici di Nostradamus, è autore di numerosi libri sui veggenti del Rinascimento. Aveva l'abitudine di retrodatare gli eventi per farli coincidere con i versi, non trovando una finestra aperta sul futuro. Per quel che ne so, nessuna quartina ha mai permesso di predire un evento che poi si è avverato. Le predizioni corrette riguardano solo il passato, e qualsiasi sciocco può farlo. Nel corso della storia, la gente si è sempre rivolta alle profezie di Nostradamus per trarne conforto, per capire gli eventi tragici dell'attualità. Soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando molti dei suoi versi furono interpretati come una predizione sulla figura di Adolf Hitler. Un terzo capo peggiore di Nerone. Come nella quartina 9-17. La fornace verrà ricostruita ancora una volta. Da un nuovo re, dell'età dell'oro, un tempo morto. Per ciò che riguarda Hitler è abbastanza stupefacente. Lo definisce il nuovo Nerone e forneron è un'antica parola francese che significa colui che lavora ai forni. È incredibile pensare che Nostradamus abbia predetto i forni crematori. Il nome usato da Nostradamus per alludere a Hitler era Hister, H-I-S-T-E-R. Victor Baines è il presidente della Nostradamus Society of America. Solo una lettera di differenza. Che lo abbia detto secoli prima è assolutamente incredibile. Per imbattersi in un'altra profezia ancora più straordinaria e altrettanto inspiegabile, basta arrivare 5 decenni più tardi, all'11 settembre 2001. Il telefono sembrava impazzito. Avevo circa 10.000 email nella mia casella. Tutti chiedevano, è vero? È vero? Per Baines non ci sono dubbi. La quartina 1072 dimostra che Nostradamus lo aveva predetto. Nell'anno 1999, nel settimo mese, dal cielo, arriverà il grande re del terrore. Noi oggi usiamo il calendario gregoriano e per noi il settimo mese è luglio, ma al tempo di Nostradamus era in vigore il calendario giuliano. Allora il settimo mese era settembre. 1999 può essere l'anagramma numerico anglosassone dell'effettiva data dell'avvenimento, cioè settembre 11 2001. L'espressione grande re del terrore poi si riferisce a Osama Bin Laden. Baines ritiene che sebbene gli scritti di Nostradamus fossero criptati, la sua visione del futuro è assolutamente cristallina. Sarebbe stato in grado di indicare date e nomi per ogni quartina, ma se lo avesse fatto, ciò avrebbe potuto sconvolgere la mente di molti, incapaci di gestire correttamente il futuro. Ma come avrebbe fatto Nostradamus a prevedere la Seconda Guerra Mondiale, per esempio, o la caduta del muro di Berlino, o incredibilmente l'11 settembre? Lo scopriamo insieme. Nella società odierna, la divinazione non è relegata ad una sparuta frangia New Age. A Parigi, il fisico sperimentale Peter Bansal lavora come analista al progetto di coscienza globale. Un'equipe internazionale di scienziati e ingegneri cerca di far luce sui misteriosi effetti che moltitudini di persone sembrano produrre su questo semplice rilevatore chiamato REG, o generatore di eventi casuali.
e a differenza di Nostradamus, che si serviva di pianeti e stelle per predire il futuro, il Reg parrebbe attingere a un'altra forza misteriosa, la coscienza dell'umanità. Ma questa ipotesi richiede un approccio scientifico. Il Reg misura la forza sprigionata dai grandi eventi attraverso un diodo. Diciamo più semplicemente che il Reg è una sorta di lanciamonete con cui misurare la casualità dei grandi eventi. È un po' come lanciare 200 monete al secondo in un immaginario testa o croce virtuale. Sappiamo che uscirà testa o croce, ma non sappiamo quale dei due. I ricercatori hanno installato circa 60 Reg in varie aree del mondo e, come è lecito attendersi, in reiterati lanci casuali di monete, testa e croce mediamente si equivalgono. Ma di tanto in tanto accade qualcosa che contraddice questa regola. E secondo gli uomini del progetto, quel qualcosa potremmo essere proprio noi. In certe circostanze si verificano nel mondo eventi in grado di magnetizzare, catturare negli stessi istanti l'attenzione di moltitudini di persone. E l'esperimento si propone di verificare se, in quei momenti, si registri una qualche variazione dei livelli di casualità. Il fenomeno venne studiato dapprima ai funerali della principessa Diana nel 1997, poi durante terremoti, celebrazioni del Capodanno, tutti eventi che avevano catturato l'attenzione mondiale. E malgrado i Reg avessero registrato variazioni minime, si notava il leggero prevalere in taluni casi delle teste sulle croci, in altri delle croci sulle teste. Se ripetendo più volte nel tempo l'osservazione, il segnale dovesse sempre ripresentarsi, si avrebbe la conferma all'ipotesi dell'esistenza di una qualche influenza reale. Le premesse sono state controverse sin dall'inizio. Credo che il limite maggiore degli esperimenti con il generatore di numeri casuali sia che ogni giorno nel mondo accade qualcosa che potremmo definire eccezionale. Quindi, come fare a distinguere veramente un grande evento da un evento non grande? Non è possibile tracciare con precisione una linea di confine. Tuttavia, si possono registrare eventi sicuramente insoliti, cosa che tentiamo di fare. Ma ecco la sorpresa. Da quando sono stati attivati i Reg, è stato registrato un solo picco molto più elevato degli altri. Quando? L'11 settembre 2001. Questo è il diagramma dei dati dell'11 settembre. C'è stato un picco elevato proprio nel momento degli attacchi. Esaminando i dati, gli scienziati si accorsero che le anomalie erano iniziate circa 4 ore prima che il primo aereo si schiantasse. Ovviamente le conseguenze di tutto ciò sono enormi, perché se un tale potenziale esiste davvero, i suoi usi, sia pratici che teorici, saranno eccezionali. Abbiamo forse scoperto un modo per predire il futuro attingendo a una qualche forma di coscienza collettiva? E si può dire che anche Nostradamus e i veggenti più in voga della storia abbiano fatto lo stesso? Si dice che Nostradamus abbia scritto ogni giorno una profezia per circa 3 anni. Forte delle sue 942 quartine, è probabile che abbia procurato agli scettici qualche grattacapo. Un imperatore nascerà vicino l'Italia, che costerà molto all'impero. Diranno, quando vedranno tutti i suoi alleati, che egli è più un macellaio che un principe. Ora sappiamo che i versi alludono a Napoleone, nato in Corsica all'epoca italiana, poi venduta alla Francia. I versi sembrano quindi corrispondere ai fatti, soprattutto se si pensa che per le sue cruente campagne militari c'è chi è più incline a considerarlo un macellaio che un principe. Profezia o semplice casualità che fosse, va fatto notare che Nostradamus non fu comunque colui che diede avvio alle predizioni. Risalendo indietro nel tempo di circa 2000 anni, la tecnica di predizione più antica del mondo sembra provenire dalla Cina. Non si tratta di un biscotto della fortuna, ma dell'I Ching, letteralmente il libro dei cambiamenti. La gente è ansiosa di predire il futuro perché noi ignoriamo cosa ci riserverà. È un grande interrogativo. Prevederlo ci rassicura perché il futuro è incerto. Nella Bibbia, Giuseppe interpreta i sogni del faraone per prevedere quando l'Egitto avrebbe dovuto immagazzinare il grano o sarebbe stato colpito dalla carestia. Il profeta Geremia prevede la distruzione del Sacro Tempio centinaia di anni prima del suo crollo.
Il libro dell'Apocalisse nel Nuovo Testamento mette in guardia il mondo da una catastrofica fine e avverte che tutti coloro il cui nome non comparirà nel libro della vita verranno gettati in un lago di fuoco. Per quasi un millennio, presso l'oracolo di Delfi in Grecia, le sacerdotesse chiamate Pizia cadono in trance per predire il fato, spesso nefasto, a chi le consulta. Ed è l'oracolo di Delfi ad annunciare al povero Edipo che un giorno avrebbe ucciso suo padre e sposato sua madre. Jacqueline Allemand dirige il Nostradamus Museum, che ha sede nell'antica dimora del Veggente. Egli spiega con molta chiarezza il suo modus operandi. Di notte, in totale silenzio e concentrazione, si chiudeva nello studio con una bacinella d'acqua e una candela accesa, come le sacerdotesse di Delfi, e raggiungeva uno stato di semicoscienza durante il quale aveva delle visioni di cui prendeva nota. Peter LeMessurier crede che le quartine di Nostradamus siano semplicemente delle reinterpretazioni di profezie ed eventi accaduti moltissimo tempo addietro. Tutto il Rinascimento, di cui Nostradamus era un esponente, era permeato dall'idea che gli antichi tempi classici si sarebbero ripetuti e, dall'analisi di profezie ed eventi vecchi di secoli, egli si convinse che ciò che era avvenuto una volta sarebbe potuto accadere ancora. E va detto che all'inizio del secolo successivo le sue profezie erano divenute un libro di testo nelle scuole, e ciò non per merito della grammatica, ma per l'azione che aveva saputo ricreare. Se lui abbia avuto delle visioni, abbia predetto o solo abbia letto queste cose su dei libri, non ha molta importanza. Tra gli scettici c'è chi dice che, visto il suo sistema criptico di scrittura, chi vuole leggere qualcosa nelle quartine di Nostradamus, prima o poi lo trova. Sono giunto alla conclusione che Nostradamus, nel 1555, fosse in grado di abbattere le barriere spazio-temporali e di prevedere eventi passati, presenti e futuri. Futuri per i suoi contemporanei, non per lui. Forse le profezie suscitano nell'uomo la sensazione di far parte di un piano universale e lo inducono a credere in un destino sfuggente. Ma davvero i progressi scientifici e tecnologici consentiranno di predire eventi che accadranno fra 5, 10, 20 anni in una sorta di lettura delle foglie da tè su scala globale? Rispetto al proprio futuro c'è una domanda che non bisogna mai porsi. Cosa avverrà? La domanda corretta è: che cosa potrebbe accadere? Solo così prenderemo decisioni sensate. Paul Saffo dirige l'Istituto per il Futuro a Palo Alto in California, dove già da decenni si studia il pensiero futuro. Negli anni 50, all'inizio della rivoluzione dei computer, era opinione diffusa fra gli scienziati che, inserendo dati sufficienti nella macchina, potessero avere le risposte ai loro quesiti. Funziona così solo in settori molto ristretti, come le previsioni del tempo, ma non per la società. In realtà, con il rapido avanzare della tecnologia, predire il futuro è sempre più stimolante anche per gli scienziati, ma tutt'altro che facile, come dimostrano alcune previsioni clamorosamente fallite. Lo scienziato britannico Lord Kelvin, a meno di un decennio dal primo volo dei fratelli Wright, dichiarava: «Non esisteranno mai macchine volanti più pesanti dell'aria». Un economista di Yale nel 1929 affermava: il mercato ha raggiunto livelli di elevata stabilità una settimana prima del crollo della borsa. Il presidente dell'IBM nel 1943 sosteneva che esiste mercato solo per 5 computer al mondo. E nel 1981 Bill Gates asseriva che 640 kilobyte erano sufficienti per chiunque. Questi ed altri errori hanno indotto il futurologo Stuart Brand a creare un sito per le previsioni a lungo termine, dove ciascuno offre la propria visione del futuro e investe anche del denaro. E fra la profezia di un incontro con ET nel 2050 e quella secondo cui fra 50 anni l'uomo vivrà un secolo e mezzo, o quella della cattura di Bigfoot fra 20 anni, tutte redatte in modo da essere affidabili e verificabili, la convinzione che aleggia nel sito è che un giorno qualcuno farà centro. Non si saprà mai nulla sulle predizioni senza un riscontro che chiude il cerchio, dicendoci se essa era giusta o sbagliata.
Ma torniamo a Parigi, dove il fisico Peter Benzel, forte dei dati dei generatori di eventi casuali, è ancora convinto che la coscienza umana, mossa da eventi di risonanza mondiale, come ad esempio il funerale della principessa Diana, giochi qualche ruolo nella casualità del mondo fisico. L'11 settembre 2001 i REG sparsi per il mondo registrarono fluttuazioni eccezionali mai registrate in precedenza. Le linee blu si riferiscono agli attimi in cui gli aerei si stavano schiantando sul World Trade Center e sul Pentagono. E controllando l'ora esatta delle fluttuazioni, gli scienziati videro che erano iniziate alle 4 di mattina, ovvero più di 4 ore prima che l'attenzione del mondo si concentrasse su New York. Peccato però che Benzel non sia in grado di spiegare il fenomeno. Forse un determinato evento viene registrato ancora prima di quello che convenzionalmente noi consideriamo il suo inizio. Ma non mancano spiegazioni più mistiche. C'è chi asserisce che i minuscoli sensori dei REG abbiano captato le premonizioni che in tanti nel mondo sostenevano di aver avuto prima del crollo delle torri. Sì, sarebbe bello poter prevedere eventi simili. Ma non si violerebbe la sicurezza nazionale, rischiando l'arresto? Ci informerebbero davvero di un'imminente tragedia? In quanto a previsioni del futuro e premonizioni, i dati registrati dai REG potrebbero predire un evento catastrofico prima che esso si verifichi. Questo è l'interrogativo cruciale. Non ho nessuna difficoltà a credere che tutto ciò sia possibile. Se un'impennata nella coscienza collettiva sembra un criterio poco affidabile per prevedere un disastro, com'è possibile che Nostradamus abbia predetto l'11 settembre ben 4 secoli fa, come sostengono i suoi fan? Ma ad oltre 400 anni dalla sua scomparsa, distinguere il Nostradamus uomo dalla leggenda è impresa ardua. Durante la peste, poi, Nostradamus era solito elargire compresse a base di petali di rosa e altre erbe che rinforzavano il sistema immunitario e consentivano di resistere all'epidemia. È probabile che funzionasse. Nessuna di queste leggende può essere storicamente confermata, ma ciò non impedisce che migliaia di persone ogni anno si rechino nella chiesa cattolica di Salon in visita alla tomba di Nostradamus. Padre Michel de Planche è il parroco della chiesa. Ci sono persone che restano qui per ore con una strana luce nello sguardo e dicono: cerco di sentire le vibrazioni che emanano le spoglie di Nostradamus. È inquietante, ma questa è la casa di Dio e sono comunque lieto che vengano. Per concludere, la divinazione è un affare complesso. Gli economisti non hanno saputo prevedere catastrofici crolli dei mercati, i politologi non hanno captato i segni della caduta dell'Unione Sovietica neppure con un anno di anticipo, nessuno ha previsto l'arrivo di Internet, i meteorologi ancora non riescono a darci previsioni del tempo precise a distanza di una settimana. Tuttavia, è davvero tanto grave che egli ci abbia provato? Nel corso della storia l'uomo ha sempre cercato disperatamente di sbirciare nel domani. Il nostro viaggio continua con un altro capitolo che segue il filo rosso ai confini della conoscenza. Una delle domande più inquietanti che l'uomo può farsi è se il proprio destino sia già tutto scritto o se si può deviare il corso degli eventi. Negli archivi di Voyager abbiamo raccolto le prove di alcune incredibili profezie che si sono avverate e che fanno pensare. Il 14 luglio 1789, gli insorti parigini assaltarono la vecchia fortezza. È sicuramente questo l'episodio più rappresentativo della Rivoluzione francese, uno degli eventi più traumatici e importanti della storia dell'uomo. La Rivoluzione francese travolse infatti il vecchio mondo della monarchia assoluta e la sua influenza si sparse per mezzo mondo. Un particolare poco noto è che i nobili francesi avrebbero potuto prevedere quanto li stava per travolgere, se solo si fossero ricordati di quanto aveva scritto uno di loro.
il vescovo e teologo e astrologo Pierre Dailly, vissuto tra il 1350 e il 1420. Curiosamente, la predizione di Dailly è contenuta in un libro pubblicato molti anni dopo la sua morte. Nel 1490, infatti, venne finalmente pubblicato il suo De Concordia Astronomiae cum Theologia. È in quel libro che si può leggere: «E ora parliamo dell'ottava congiunzione che avverrà l'anno 7040 dalla creazione, il 4758 dal diluvio, il 1639 a partire dalla incarnazione. Dopo questa ci sarà un completamento di 10 rivoluzioni di Saturno nell'anno cristiano 1789. Allora si assisterà a grandi e mirabili cambiamenti del mondo e mutazioni, anche per ciò che concerne le leggi e le sette. Prima dell'anno 1000, un astrologo iraniano convertito al cristianesimo, Al-Bumazar, scrisse i Liber de Magnis Conjunctionibus, in cui prevedeva chiaramente che il cielo del 1789 avrebbe visto un profondo sconvolgimento, quasi simile alla fine del mondo. Nel 1550, un altro francese, anche lui sacerdote, Richard Roussat, scrisse il Livre de l'Estat et Mutation de Temps. Anche in questo caso era il richiamo agli anni del Signore 1789, con due rivoluzioni di Saturno. Se il mondo dura sino a quelle e tale tempo, cosa che a Dio solo è nota, delle grandissime, meravigliose e spaventose mutazioni e alterazioni accadranno in questo universale mondo. Sembra quindi che nel 1789 l'astrologia abbia previsto i fatti della rivoluzione francese. 200 anni dopo, 1989, cadeva il muro di Berlino e siamo qui di fronte all'abitazione di un uomo, un grande astrologo, che ha previsto anche questo fatto. Insomma, astrologia in un lontano passato, in un passato più recente. Andiamolo a conoscere, si chiama André Barbeau. Nel 1953 ho previsto che l'anno 1989 sarebbe stato un anno determinante per il destino del comunismo e dell'Unione Sovietica. Mi sono basato sul ciclo di due pianeti, Saturno e Nettuno, che si incontrano ogni 36 anni. E sempre, in tutti i cicli, il fenomeno dell'incontro di questi due pianeti è corrisposto a dei movimenti collettivi rivoluzionari. Ad esempio, questi due pianeti si sono incontrati nel 1917 e nel 1953, esattamente 36 anni più tardi. Abbiamo detto ogni 36 anni. Morì Stalin. Fu proprio alla morte di Stalin che feci questa previsione. Alla successiva congiunzione di tali pianeti, Saturno e Nettuno, che sarebbe avvenuta nel 1989, avremmo avuto un momento particolarmente significativo per il comunismo e per l'Unione Sovietica. Ho fatto molte previsioni, alcune delle quali si sono realizzate. Nel 1953, per quanto concerne le previsioni storiche importanti, ho scritto un'opera nella quale annunciavo che si sarebbe verificato uno sconvolgimento storico nel periodo 1968-69.
Esistono anche profeti venerati per le loro intuizioni, le cui parole suonano assolutamente fantastiche. Uno di questi è un americano, in grado di vedere, a detta di molti, anche il passato più remoto. Edgar Cayce nacque in Kentucky nel 1877. Secondo molti, fu il più grande guaritore del XX secolo. La sua fama raggiunse il vertice negli anni 30, quando venne battezzato il profeta dormiente. Cayce, infatti, dava le sue profezie in uno stato di trance indistinguibile dal sonno, nel quale affermava di poter vedere le malattie dei suoi pazienti anche a distanza. Al di là delle numerose testimonianze di persone guarite grazie all'uomo dei miracoli, sarebbero oltre 14.000 i casi documentati, nessuno studio scientifico però fu mai condotto sulle sue presunte abilità paranormali. Le sue profezie, invece, sono state fedelmente trascritte in più di 8.000 sedute private. Nonostante molte si siano rivelate inesatte, è comunque impressionante la precisione di alcune particolari visioni del profeta a stelle e strisce. Nel 1941, ad esempio, Cayce predisse che il nuovo assetto di pace dovrà stabilirsi tra il 1944 e il 1945, proprio la data in cui cessò la Seconda Guerra Mondiale. Nelle sue trance, inoltre, vide in anticipo il crollo della borsa di Wall Street del 29, gli attentati a Kennedy e a Roosevelt e i terremoti di San Francisco e Los Angeles. Qual è la verità di Edgar Cayce circa la costruzione delle piramidi? Cosa vedeva nel passato questo profeta? Chi ha costruito la Sfinge e perché? Edgar Cayce affermò che la grande piramide di Giza fu ultimata molti secoli prima di quanto si creda, esattamente nel 10.500 a.C. Questa data, nelle visioni di Cayce, coinciderebbe con il grande esodo degli abitanti di Atlantide, in fuga dal leggendario continente che si stava inabissando. E non è tutto. In trance, Cayce vide anche nitidamente la Sala dei Documenti, un locale segreto nascosto sotto le zampe della Sfinge che conterrebbe le tavole in cui è scritta la vera storia delle piramidi, le cronache di Atlantide e l'origine della nostra storia. Un continente scomparso raccontato da documenti più antichi della storia stessa. Tra le mille profezie conosciute, quella del ritrovamento della verità su Atlantide è una di quelle a cui credere è bello. Tra breve parleremo di un asteroide killer che dovrebbe arrivare sulla Terra. Pensate, c'è stata un'interpellanza direttamente all'ONU. Ma prima parleremo del 2012. Ci sono varie civiltà che in tempi diversi e in luoghi lontani hanno stabilito che nel 2012 dovrebbe succedere qualcosa. Cerchiamo di capirne di più. Venerdì 21 dicembre, anno 2012. È questa la data che antiche profezie indicano come la possibile fine del mondo. C'è chi prevede l'Apocalisse o l'Armageddon e chi invece parla di una nuova era cosmica, un'epoca di grande pace e armonia. In entrambi i casi i segni premonitori sembrano iniziare già a manifestarsi. E tutto ciò che c'è da interpretare è scritto in tempi antichi nella pietra e nei calendari segreti di un antico popolo americano, i Maya. L'antico popolo mesoamericano dei Maya aveva un calendario la cui lunghezza era di 5.125 anni. Cominciava nel 3.114 a.C. e terminava nel 2012. Da tempo ci si domandava cosa potesse significare, ma la spiegazione è stata trovata solo di recente grazie a una profezia Maya riportata su un'iscrizione. Un'iscrizione su una stele rinvenuta nella cittadina di Tortuguero, che riporta esattamente la data del 21 dicembre 2012 come punto conclusivo del calendario. Tre calendari contengono rimandi interni che indicano proprio quel giorno, quello che, come annuncia la profezia, segnerà il ritorno dei nove Tei. Mi chiamo Carlos Barrios. Sono un sacerdote Maya.
e faccio parte del gruppo di studio degli antichi calendari sacri. Sono entrato in contatto con il mondo Maya attraverso il consiglio degli anziani, gli Abuelos. Sono loro che mi hanno insegnato tutto e mi hanno fatto diventare una Hich Maya, cioè colui che conta i giorni, una guida spirituale. Il mondo Maya non è mai scomparso. C'è stata sempre una continuità e ancora oggi ci sono clan, ci sono confraternite, ci sono consigli di anziani che tramandano gli antichi segreti. Grazie a 23 anni trascorsi con gli Abuelos Maya, posso affermare di conoscere molte cose, di avere approfondito molti segreti. Per noi esiste lo spazio-tempo e all'interno di questa spirale ci sono dei cicli che si ripetono periodicamente secondo un rapporto preciso. È così che possiamo fare profezie sul futuro. E posso dire che le profezie Maya sono sempre esatte, che hanno un grado di precisione straordinario. Sono molti gli esempi che potrei fare. A partire dal 92 c'è stato un periodo di 9 anni, la gestazione, che ha portato a una serie di cambiamenti e dal 2001 si sono verificati degli eventi che abbiamo annunciato 2 anni prima, per esempio l'attacco degli Stati Uniti all'Iraq. Abbiamo fatto uno studio e abbiamo potuto dare una data esatta. Anche l'attentato alle Torri Gemelle lo avevamo profetizzato. Avevamo dato un periodo di 5 giorni in cui sarebbe potuto accadere. E infatti l'attacco c'è stato il 5° giorno. Insomma, era stato previsto, era stato studiato. È stato profetizzato anche che dall'agosto 2001 in poi ci sarebbero stati degli eventi. Ed infatti si sono verificati. Sarebbero successe 4 cose. Un terremoto, l'uccisione di un dittatore, una grande inondazione e un attacco al sistema, un attacco terrorista. Di sicuro le profezie astronomiche dei Maya si sono rivelate finora estremamente accurate. Ad esempio, l'eclissi solare del 19 agosto del 1999 è stata prevista 5.000 anni prima, con soli 33 secondi di errore. Ma c'è di più. Le stesse profezie si trovano negli antichi testi sacri di popoli lontani e antichi, in civiltà che non hanno mai avuto contatti diretti con i Maya. Com'è possibile allora che profezie diverse concordino su alcuni importanti eventi per l'umanità? Per anni si è sostenuto che la Torah racchiudesse praticamente tutto quello che avviene nel mondo. Ultimamente però alcuni rabbini l'hanno analizzata servendosi di un computer e utilizzando degli escape code, dei codici nascosti. In questo modo hanno scoperto diversi eventi storici realmente accaduti, come ad esempio l'attentato a Isaac Rabin, il primo ministro israeliano. È emerso che data, nome dell'assassino e luogo erano tutti codificati nello stesso passo di quel codice compresso della Bibbia. Questo conteneva anche informazioni sulla cometa che ha impattato con Giove, la cometa Schumacher-Levy. Vengono citate anche altre comete. Una, si dice, dovrebbe colpire la Terra nell'anno ebraico 5776, equivalente al 2012. Anche le profezie degli anziani tibetani coincidono completamente con quelle dei Maya. Parlano di un periodo in cui è necessario cambiare ciclo. Anche le culture centroamericane e quelle degli indiani del Nord America avevano la stessa visione. Le profezie sono esattamente le stesse. Ci sono molte coincidenze anche con altre culture, per esempio con quella giudeo-cristiana, con quella islamica e soprattutto con quella brahmanica, quella indù e quella cambogiana. Abbiamo la stessa visione. Tutte le profezie parlano di questo ciclo in cui stiamo vivendo, iniziato nel 2001, in cui entreremo definitivamente nel 2012. Parliamo di culture e popoli che non si sono mai incontrati, eppure hanno le stesse profezie. Quindi non può essere una coincidenza. Anche gli Hopi, che sono nativi americani del sud-ovest degli Stati Uniti, hanno profezie che riguardano la fine del nostro mondo e l'ingresso in un nuovo mondo. La profezia che ci riguarda più da vicino, in questo frangente storico, è quella relativa al ritorno di Blue Star Kachina, ovvero degli antenati, dei Kachina, di coloro che diedero per primi l'impulso alla civiltà degli Hopi. Ci sono state molte ipotesi per cercare di capire chi sia, cosa sia Blue Star Kachina. Si parla di un corpo celeste composto di entità incorporee ma in grado di assumere forma umana, dicono gli Hopi, che ciclicamente è già entrato nel nostro sistema solare, se ne è allontanato e ora sta tornando.
Potrebbe trattarsi forse della cometa Alebop, che comparve nel 1997. Alebop era qui tra noi 54.000 anni fa, quando probabilmente vi fu una dislocazione della crosta terrestre, 12.000 anni fa, all'epoca del grande diluvio, 2.000 anni fa, ad annunciare la venuta del Cristo. Indizi molto diversi tra loro sembrano tutti indicare una stessa data. Ma esattamente cosa dovrebbe succedere se le profezie si avverassero? Ci sono tanti indizi che possono indurci a pensare a un nuovo stato di coscienza, a una nuova era dell'umanità che potrebbe essere più ottimistica, con tante cose buone. Il 21 dicembre 2012 non ci sarà l'Apocalisse o la distruzione del mondo. È una data precisa, in cui avverrà un cambiamento, un ciclo. Sarà un periodo caratterizzato da molti cambiamenti nell'economia, nella società, nel rapporto con la natura. Quindi questo quinto mondo cambierebbe il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere, il nostro modo di relazionarci l'un l'altro, e quindi ci darebbe l'opportunità di costruire un mondo veramente nuovo, di illuminati. Ma c'è anche chi pensa che il 21 dicembre 2012 qualcosa di incredibile possa accadere sul nostro pianeta. L'ultimo episodio di X-Files, una serie che cercava di aprirci gli occhi su determinati aspetti, diceva che è possibile che intorno al 2012 si verifichi un'invasione aliena. La cosa interessante è che molti alti esponenti del mondo militare e politico ammettono che, a loro parere, non è da escludere un'invasione da parte di alieni. Il geologo russo Dimitrov ha dimostrato che il sistema solare sta entrando in una nuova area energetica di plasma magnetizzato, che sarebbe responsabile dei cambiamenti che avvengono sulla Terra. Dimitrov sostiene che questo non influisce solo sul clima e sullo stato magnetico del nostro pianeta, ma provocherà anche un'evoluzione spontanea di massa dell'umanità, perché questi mutamenti magnetici influiscono sulla ghiandola pineale, che comincia a liberare sostanze neurochimiche dall'effetto allucinogeno. Un numero enorme di persone avrà visioni ed esperienze paranormali. Apocalisse, invasioni aliene, nuovi stati di coscienza. Quando le teorie diventano così estreme, spesso significa che la verità è ancora molto lontana. Al 2012 però mancano solo pochi anni. Per scoprire il segreto di queste antiche profezie, quindi, basta aspettare. E magari sperare che abbiano ragione i sacerdoti Maya, che ci attenda una nuova era di pace e di serenità. L'avventura continua, tra breve, dopo la pubblicità. Quante profezie, quante testimonianze importanti, ma si parla anche di scienza, perché è stato verificato che si sta avvicinando alla Terra un grande meteorite, si chiama Apophis, e dovrebbe passarci molto vicino, naturalmente tra qualche anno. Pesando 46 miliardi di chili, si dice che nel caso sfortunatissimo ci venisse addosso, speriamo di no, si creerebbero molti problemi. Ma quando si parla di impatto di meteoriti, quando si parla di civiltà in pericolo o addirittura scomparse, viene subito in mente Atlantide. Ci sono delle novità riguardo ad Atlantide, e per conoscerle meglio dobbiamo attraversare la nostra porta del tempo e dello spazio. Santiago de Compostela è da secoli meta di pellegrinaggi. Uomini e donne non avevano paura di attraversare a piedi, sin dal Medioevo, la Francia e la Spagna per arrivare fino qui, per pregare sulla tomba di San Giacomo, uno degli apostoli di Gesù Cristo. Moltissime erano le strade che portavano a Compostela. La più frequentata di queste partiva da Roncisvalle, a circa 800 km da qui. Ma
Ma come vedremo, i misteri che circondano questo cammino di pellegrinaggio sono numerosi, enigmi che uniscono Santiago de Compostela all'antico Egitto per arrivare addirittura ad Atlantide. Allora cominciamo insieme questo viaggio indietro nel tempo. San Giacomo Maggiore, così chiamato per distinguerlo da un altro apostolo, San Giacomo Minore, nel Vangelo secondo Luca è uno dei figli del tuono. Insieme a Giovanni era tra gli apostoli più vicini a Gesù. Nei 12 anni che seguirono la morte di Gesù, Giacomo predicò in Spagna. Erode Agrippa lo fece decapitare nell'anno 42. Secondo quanto tramandato dalle cronache, il sepolcro contenente le spoglie del santo, portate nella penisola iberica da Gerusalemme dopo il martirio, fu scoperto in seguito ad una visione luminosa dall'eremita Paio, il cui nome significa uomo del mare. Un giorno l'anacoreta vide alcune luci danzare sopra una fitta vegetazione che nascondeva un piccolo mausoleo. Il vescovo Teodomiro, avvisato di tale prodigio, si recò sul posto dove scoprì i resti dell'apostolo. Dopo questo evento miracoloso, il luogo venne denominato Campus Stelle, Campo di Stelle, oggi Santiago de Compostela. Ben presto si apre una strada, una via di pellegrinaggio. Leggenda e storia si intrecciano sempre di più. Personaggio importante per Santiago de Compostela è Carlo Magno. Per pubblicizzare il pellegrinaggio si fece quella che oggi chiameremmo un'operazione di marketing, ovvero si sfruttò la fama di Carlo Magno. Anche se il sovrano probabilmente a Compostela non mise mai piede, la connessione con il pellegrinaggio era talmente assodata che sul sarcofago di Carlo Magno venne rappresentata la direzione di Compostela con due scie di stelle. E questa doppia scia di stelle, secondo una recente teoria, potrebbe nascondere un segreto che avrebbe ripercussioni geografiche sorprendenti. Perché le due scie di stelle che troviamo sul sarcofago di Carlo Magno esisterebbero anche nella realtà. E per comprendere meglio tutto questo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, ma questa volta non di secoli, di millenni. La prima linea, quella più a sud, parte dalla Catalogna francese e tocca il picco Stella. Dopo 23 chilometri, il Monte Stella. Dopo altri 20 chilometri, il Monte Tre Stelle. E infine, a 400 chilometri di distanza, la città di Estella. Ancora più a ovest c'è Aster. Tutte queste località sono situate tra i 42 gradi e 30 primi e i 42 gradi e 36 primi di longitudine. La seconda linea di stelle, quella più a nord, parte dalla Catalogna, a Les Estelles, passa per Estillon, per Lizarra, per Lizarraga e per Liseia, tutti termini che significano stella nelle varie lingue del luogo. E queste località sono situate tra i 42 gradi e 46 primi e i 42 gradi e 50 primi di longitudine. Porre sei punti quasi sul medesimo parallelo non può essere considerata una coincidenza. Al contrario, è un'operazione che richiede strumenti molto sofisticati. Due scie di stelle che terminano sull'oceano. Delle strade che sembrano dare delle indicazioni per antichi viaggiatori. Ma proviamo a fare un discorso alla rovescia. Se queste vie fossero segnate non per chi arriva dalla terra e va verso il mare, ma per chi arriva dal mare e deve seguire un tracciato sulla terraferma. Se tutto questo funzionasse quindi non da est verso ovest, ma da ovest verso est. Bene,
Questo ci fa tornare ad antichi viaggiatori, viaggiatori proprio che arrivarono dal mare su queste terre seguendo antiche vie. Secondo la leggenda, il più antico viaggiatore sbarcato sulle coste della Galizia fu Ercole. Dopo aver razziato i buoi del gigante Gerione, che si trovavano su un'isola ai confini dell'Occidente, Ercole li nascose in una grotta situata sotto una torre ancora esistente, la Torre d'Ercole. Oggi il più antico faro del mondo ancora in attività. Il secondo leggendario sbarco sarebbe avvenuto all'epoca del diluvio. Si tratta di Noè. I personaggi simili a Noè sono numerosi. Solo per fare alcuni esempi, quello Maya sbarcò in America centrale, quello berbero sull'Atlante. E secondo un'antica leggenda galiziana, un Noè sarebbe sbarcato nel golfo che porta ancora il suo nome, il Golfo di Noia. Proprio qui sarebbe sbarcato il Noè della leggenda galiziana. Ma c'è qualcosa che unisce il mare ai pellegrini che oggi di solito arrivano da terra per arrivare a Santiago de Compostela. Ed è una conchiglia, esattamente come questa, che è diventato il simbolo del pellegrinaggio. Ogni pellegrino andando via da Santiago ne porta una con sé, viene venduta in molti dei negozi della città. Cosa lega allora la leggenda alla reale storia? C'è un ricercatore che negli anni, ormai è scomparso, ha fatto ricerche al riguardo. Si chiama Louis Charpentier. Sentiamo quali sono state le sue conclusioni. Nell'iconografia classica, Ercole viene raffigurato armato di arco e clava, simile a un uomo delle caverne, un uomo primitivo, il che lo collocherebbe prima dell'età del bronzo. Inoltre, con il suo nome venivano identificati anche i più lontani luoghi conosciuti, come le colonne d'Ercole, a lungo considerate i confini del mondo noto. Avremo quindi personaggi di due tipi, Ercole l'uomo primitivo, Noè l'uomo evoluto. Ma dove portava originariamente questa via? Andava verso il mare o andava verso la terra ferma? In Europa ne esisterebbero addirittura tre vie che troviamo sulle stelle ma che hanno punti di riferimento geografici certi anche sulla terra ferma. Tre vie in Europa ma forse addirittura una quarta. Un cammino simile a quello di Compostela è situato in Inghilterra, poco al di sopra del 51esimo parallelo. Una linea retta che unirebbe la costa est a quella ovest, passando per luoghi come Canterbury, Stonehenge, Aylbury e molti altri, tutti siti in cui si trovano complessi megalitici. Un'altra strada, situata in Francia, poco sopra il 48esimo parallelo, unirebbe Saint-Odile alla punta estrema dell'Armorica. Su questa ideale linea retta si trovano Chartres e alcuni siti megalitici. Curiosamente, questi cammini presentano una strana coincidenza. Quello in Spagna è sul 42esimo parallelo, quello in Francia sul 48esimo e quello in Inghilterra sul 51esimo. Se ce ne fosse un quarto sul 45esimo parallelo, sarebbero esattamente a 3 gradi di distanza l'uno dall'altro. È possibile supporre che il quarto cammino passasse per Lascaux, giungendo fino a Lugon-Libourne. In questo modo avremmo 4 vie parallele, esattamente equidistanti tra loro.
Ma cosa hanno di particolare questi tre immaginari cammini? Tutti e tre dall'Atlantico sembrano arrivare o partire, ma in luoghi particolari, dove ci sono insenature che renderebbero agevole un approdo. Tutti e tre percorrono perfettamente un parallelo terrestre. Tutti e tre seguono sulla Terra una via tracciata da antichi luoghi sacri. Le leggende parlano di antichi uomini che sarebbero arrivati per portare la conoscenza. Sì, ma da dove? Le tradizioni di arrivi marittimi post-diluviani sono presenti sia nelle leggende delle civiltà europee che in quelle sudamericane. Agli occhi dei primitivi abitanti di quelle terre, queste figure parvero esseri di origine divina. Vi sono segni incisi un po' ovunque che non possono essere casuali ripetizioni. Simboli che, pur molto semplificati e di fogge diverse, sono conosciuti da quasi tutte le civiltà del pianeta. I labirinti. Da sempre simbolo del cammino iniziatico dell'uomo verso la conoscenza, il labirinto è un simbolo antichissimo, che prendendo per buona la descrizione che Platone fa di Atlantide, ne ricorda la pianta della capitale, con le mura e i canali concentrici, dagli ingressi sfalsati, praticamente imprendibile per i nemici che avessero voluto raggiungerne il centro, sede del potere. Ecco che ancora una volta riaffiora la leggenda di Atlantide. Dobbiamo sottolineare una curiosità. Mentre per i popoli che vivevano in Europa questi esseri misteriosi arrivavano da ovest, per quelli che invece vivevano in Sud America arrivavano da est. In mezzo a cosa c'è? Solo l'Atlantico. What is Atlantis? Cos'è Atlantide? Platone parlava dell'esistenza di una terra nell'Oceano Atlantico. E sempre Platone indicava una data specifica in merito alla distruzione di Atlantide, ovvero circa 9.000 anni prima del suo tempo. E dato che Platone è vissuto 2.500 anni fa, la data a cui fa riferimento risale a 11.500 anni fa. Allora, se Platone non si fosse basato nel fare queste enunciazioni su fatti realmente accaduti, per quale strana coincidenza avrebbe scelto proprio quella data? Noi sappiamo che proprio in quel periodo, 11.500 anni fa, il livello delle acque del mare cominciò a salire in tutto il mondo. La Terra stava attraversando un periodo di tremendi cataclismi, che noi chiamiamo la fine dell'era glaciale. E se mai ci fu un tempo in cui una grande civiltà sarebbe potuta sparire, è proprio quel periodo. Platone è la più antica fonte di informazioni che ci sia rimasta sulla tradizione di Atlantide. Ma Compostela, indipendentemente dalle numerose teorie che stiamo raccontando, è un luogo di pellegrinaggio verso la tomba di un santo. Chi arriva qui viaggia e cammina verso ovest, per molte popolazioni la direzione verso la morte. A ovest si dirige il defunto egizio, a ovest sono situate le isole felici dei Celti, sempre a ovest si trova la terra degli antenati. L'ovest è stato scelto come dimora dei defunti, in quanto direzione in cui tramonta il sole. Ma per morte non si intende solo la fine della vita. Morte è anche il passaggio da una condizione di vita ad un'altra. Per esempio, per gli iniziati, la morte è il passaggio dalla condizione di uomo normale a quella di uomo sapiente. In quest'ottica, il cammino sarebbe una via iniziatica. Ma c'è qualcosa che può provare un lontano arrivo di antichi viaggiatori che provenivano dal mare? Ci troviamo nella terra dei Baschi, popolo la cui origine si perde nella notte dei tempi e di difficile collocazione linguistica, ma con una caratteristica che lo accomuna ad altre civiltà.
tutto parte dal sangue. Dalle analisi dei gruppi sanguigni di varie zone geografiche, risulterebbe che il gruppo 0 è poco frequente nell'Europa centrale, ma al contrario è molto comune in zone ben delimitate, tutte situate vicino al mare o su vie fluviali. Lo 0 potrebbe forse essere il gruppo sanguigno di un popolo proveniente dal mare? Oggi abbiamo messo molta carne al fuoco, ma c'è un episodio che vale la pena di sottolineare, un episodio che potrebbe far luce su qualcosa accaduto veramente molti, molti anni fa, cercando di svelare dove finisce la leggenda e comincia la storia. Una catastrofe, un diluvio, sarebbe accaduto circa 9600 anni prima di Cristo. Ma allora è veramente quella la cosiddetta data degli enigmi? Undicimilaseicento anni fa, ovvero l'anno 9600 avanti Cristo, è esattamente il periodo a cui Platone fa risalire la distruzione provocata da un succedersi di inondazioni e di terremoti della grande civiltà di Atlantide, e corrisponde anche esattamente alla data indicata nella tradizione indiana della scomparsa di una grande civiltà a largo delle coste meridionali dell'India. Esattamente la stessa data. Ebbene, sì, il 9600 avanti Cristo è una data cruciale, una data che richiederebbe ricerche più approfondite, che potrebbero fornire un gran numero di informazioni sul passato della razza umana. Questa è solo un'ipotesi, però la storia qualcosa ci ha lasciato, qualcosa di importante. Per esempio questa splendida basilica, che però è molto cambiata nel corso dei secoli. In ultimo è stata modificata, in parte trasformata, dal barocco spagnolo. Ma non possiamo andare via da questo luogo e continuare il nostro racconto senza, almeno per un attimo, in silenzio, vedere la tomba di San Giacomo. Anche la cattedrale di Compostela nasconde un segreto ed un mistero che non si può cogliere ad occhio nudo, perlomeno è molto difficile, qualcosa che ci porta indietro, probabilmente ad una civiltà scomparsa. La costruzione dell'attuale basilica iniziò verso la fine dell'XI secolo. Come la maggior parte delle chiese medievali, anche la cattedrale di Compostela non è costruita su una linea retta. Il coro, infatti, è inclinato sulla sinistra, verso nord, rispetto alla navata centrale. Il portale occidentale non è perpendicolare alla navata e la facciata è leggermente inclinata verso nord. Il motivo di questa caratteristica architettonica è sconosciuto. Non può essere dovuto ad errori di costruzione. Chi era in grado di realizzare capolavori di perfezione, come le cattedrali, di sicuro non cadeva in grossolane imprecisioni di questo genere. È invece un fatto che questa inclinazione particolare la si ritrovi anche in molti siti megalitici, nonché nell'antico Egitto, nel Tempio dell'Uomo, che si trova a Luxor. Siamo ancora una volta di fronte ad una conoscenza trasmessa segretamente, una tradizione che si perde nei millenni? In genere, la costruzione delle chiese è attribuita a sovrani o a vescovi, ma ovviamente erano i capimastro a realizzarle, persone che di solito facevano parte di confraternite. Erano forse loro a inserire nelle costruzioni misteriose simbologie iniziatiche, come i matracci alchemici che questi personaggi del portale tengono in mano? Gli stessi simboli li ritroviamo, solo per fare un esempio, nella cattedrale di Chartres.
ancora una volta, è solo una coincidenza? Abbiamo attraversato trasversalmente millenni e leggende, partendo da Atlantide per arrivare fino ai giorni nostri. Abbiamo trovato elementi che permetterebbero addirittura di riscrivere una lontanissima storia. Eh sì, ma come si colloca l'uomo in questa storia antica? Rimane tutto com'è, come conosciamo, oppure qualcosa cambia, come per esempio la cronologia? The year 9600 before Christ. L'anno 9600 avanti Cristo rappresenta un periodo molto importante nella storia del mondo. Vorrei dare un suggerimento al pubblico di Voyager. Se avete intenzione di esplorare i misteri dell'antichità per vostro conto, osservate con attenzione quel periodo. Proviamo ad immaginare cosa accadrebbe alla nostra civiltà se il livello del mare crescesse di 20 metri nel giro di una notte. Tutte le città costiere del mondo sarebbero distrutte immediatamente. E se una cosa del genere dovesse verificarsi, mi domando se la nostra civiltà riuscirebbe a sopravvivere o se tutto piomberebbe nell'anarchia e nel caos, fino alla completa distruzione. Un'antica leggenda precedente al cristianesimo parla già della Via delle Stelle, la via che oggi porta fino alla tomba di San Giacomo, e ne parla come un riflesso della Via Lattea sulla Terra. Eh sì, la Via Lattea. Se vogliamo andare a cercare una coincidenza, possiamo notare che la Via Lattea si conclude con una costellazione chiamata del Cane Maggiore. È proprio un cane, da sempre è raffigurato di fianco a San Giacomo. Insomma, una domanda sorge. È esistita una civiltà precedente a quelle che i libri di storia ci hanno sempre raccontato? Quante volte le leggende sono poi diventate storia? C'erano sulla terra i giganti a quei tempi, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini. E queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità. In un'antica lingua, addirittura, gli angeli erano tradotti come giganti. Quante volte la Bibbia è stata considerata un testo attendibile per fatti realmente accaduti migliaia di anni fa? Dobbiamo capire se è mai esistita una civiltà evoluta prima di quelle che i libri di storia ci hanno mai raccontato. Speriamo che un giorno le nuove tecnologie, le nuove ricerche, le persone che studiano questo con serietà possano darci una risposta. Che viaggio questa sera, e adesso andremo ancora oltre i confini, ma questa volta proprio i confini della Terra. Abbiamo viaggiato in lungo e in largo nel tempo, abbiamo cercato di capire cosa si è scoperto e cosa si deve ancora scoprire. Ma andando fuori dai confini terrestri, andiamo su un pianeta che ancora ci deve raccontare molte cose. Andiamo su Marte. Lì potrebbe nascondersi o un lontanissimo passato oppure un lontanissimo futuro. Pensate che la NASA proprio in questi giorni sta mettendo a un apparecchio in grado di estrarre dall'umidità e da altre cose circa 2 litri d'acqua l'ora per aiutare a vivere un equipaggio di circa 6 persone. Quindi si sta studiando perché il primo uomo possa mettere al più presto il piede su Marte. Ma il pianeta che vogliamo vedere questa sera è un pianeta diverso, fatto di immagini che non dovrebbero esistere, sì, perché sono arrivate dal pianeta rosso delle fotografie
che hanno qualcosa che non convince, qualcosa di estremamente curioso. Le abbiamo messe tutte qua nel nostro studio per farci una bella passeggiata su Marte. La faremo insieme ad un ricercatore che cercherà di spiegarci, e speriamo ci convinca, per capire esattamente cosa è raffigurato su queste fotografie. È Angelo Rossi, ricercatore per l'Agenzia Spaziale Europea. Buonasera Angelo. Buonasera. E benvenuto. Cominciamo dalla più antica, perché arriva dal 1971, è stata scattata, 76, è stata scattata dalla Viking 1 ed è un'immagine della Valle di Sidonia, dove si dice sia rappresentata la cosiddetta Sfinge su Marte. Di che cosa si tratta? È un'immagine che è stata presa nel 76 nelle medie latitudini nord di Marte, e c'è una collina, una di tanti rilievi, che ha un aspetto un po' bizzarro, che rassomiglia alle fattezze di un volto umano. Per questo, per cercare di capire cosa effettivamente c'era in questa zona, si è cercato di ritrarre la stessa collina in tempi diversi. Esattamente. E allora veniamo alla seconda immagine, cominciamo questa passeggiata su Marte, dove è raffigurata la stessa collina in momenti diversi. Quali sono le differenze tra l'uno e l'altro? Questa è semplicemente una riproduzione della prima immagine ingrandita della Viking del 76. Questa è un'immagine del 98, di fine anni 90, e questa è semplicemente una sua elaborazione con i colori invertiti. Ah, è un'elaborazione. E questa immagine qui, presa nel 98, ha una risoluzione molto più alta, con la possibilità di differenziare molti più dettagli. Mostra la struttura della collina, che ha al suo interno diversi rilievi più piccoli e che comincia a perdere un po' delle sue fattezze umane. Io adesso voglio farle vedere un'altra cosa. Andiamo a vedere questa immagine. Questa non è un'immagine marziana. Questa è una ripresa aerea di Mohenjo-Daro, un luogo dove in Pakistan, dove c'è un sito archeologico. Perché le faccio vedere questo? Per farle vedere un'altra zona di Marte che ci ricorda una cosa del genere. Ed eccola qui. Questa immagine, chiamata affettuosamente Inca City, si trova in prossimità del polo sud di Marte, quindi vicino alle calotte polari di ghiaccio, e ha questa conformazione geometrica in questa porzione, che però, se si vede a una scala più grossa, ha una forma circolare o subcircolare. Sì, come raccordo anulare di Roma. Come raccordo anulare di Roma, o come anche il set di fratture, l'insieme di fratture e di faglie che si formano in corrispondenza di un cratere da impatto. Marte è butterato da crateri, e quando si formano nel sottosuolo si creano tutta una serie di fratture che sono sia radiali, come quelli che sembrano muri qui, sia tangenziali, e quindi lungo la forma di una circonferenza. Con il passare di miliardi di anni o delle centinaia di milioni di anni, l'erosione e il successivo modellamento della superficie possono dare luogo a queste morfologie che ci sono in parecchie aree su Marte. Allora, io vado avanti. Quello che sto facendole vedere adesso non è ricavato da una foto su Marte, che sarebbe preoccupante, invece è una foto che è stata realizzata negli Stati Uniti, perché è l'aeroporto di New York. Cioè, come mai le faccio vedere l'aeroporto di New York? Perché c'è qualcosa su Marte che potrebbe ricordarlo. Si chiama Syrtis Planum, chiamata anche città della stella, che si trova su Marte. Molti hanno detto che questa morfologia particolare potrebbe ricordare un'antichissima situazione edificata da chissà chi, naturalmente rovinata dal passare del tempo, ma che guarda caso somiglia a qualcosa di intelligente. Che cos'è? Tutte queste morfologie che si trovano qui, con queste valli, queste depressioni, e questa sorta di materiale caotico, con questi pianori separati da valli, si sono formati a seguito di eventi a volte catastrofici, come il rilascio di acqua dal sottosuolo in tempi brevissimi, che ha prodotto un'erosione molto forte, e quindi magari un'erosione guidata da persistenti fratture, e che ha prodotto queste morfologie qui, con blocchi di croste isolati in mezzo a parti che sono state erose e quindi mandate via. Bene, adesso, fino adesso abbiamo parlato di immagini piuttosto confuse, ma arriviamo ad un'immagine che è decisamente poco confusa e poco caotica. Parliamo di un'immagine realizzata molto più recentemente, nel 1997, dal robottino Pathfinder. E noi vediamo qui dei massi, vediamo della sabbia, vediamo qualcosa del genere, poi all'improvviso l'occhio cade su queste due linee.
intanto voglio sapere, si tratta di un fotomontaggio secondo lei? No, questa è un'immagine ufficiale. Tra l'altro vi possiamo far vedere il sito ufficiale dal quale potete anche voi vedere la foto e potete ammirarla nei particolari direttamente sul vostro computer. C'è chi dice che questo può essere un errore di trasmissione, cioè un file che è scalato e che ha dato una linea di grigio. Questo possiamo contestarlo subito perché in mezzo c'è un masso che non ha subito questo trattamento, come non lo ha subito nell'altra inquadratura, poi da qua venga pure dottore, quando il masso principale, vedete, si viene scavallato addirittura, si vede che tutto viene spostato e quindi è difficile che un errore di trasmissione si ripeta spostato perché si è spostato il robottino. Quindi queste due linee che sembrano due muri di contenimento ci sono realmente. Cosa sono? Mi convinca. In realtà sono dune, sono forme eoliche, peraltro ce ne sono anche altre più indietro e sono formate da sabbia o da materiale un pochettino più fino su Marte e sono prodotte dall'azione del vento, dalla deposizione del materiale portato dal vento. In realtà su Marte l'azione più forte che c'è attualmente è quella del vento, perché anche se ci sono evidenze di azione dell'acqua in passato, anche piuttosto consistenti, adesso l'acqua è molto meno sulla superficie, al massimo c'è della brina, a parte le calotte polari, e quindi il vento la fa da padrone. Ecco, quali possibilità ci sono che Marte abbia avuto in passato un'esistenza diversa, non voglio spingermi oltre, rispetto a quella che conosciamo adesso? Cioè, milioni, miliardi di anni fa, Marte com'era? Beh, è quello che cerchiamo di capire da 30 anni e continuiamo a chiedercelo, perché Marte 3 miliardi e 8, 4 miliardi di anni fa doveva essere molto più simile alla Terra di quanto non sia adesso. Quindi in qualche decina di milioni di anni Marte può cambiare radicalmente, pare dalle simulazioni, posizione, e quindi portando quelle che sono attualmente le calotte polari quasi a latitudini equatoriali, con immaginabili grossi tanta acqua. Tanti miliardi di anni fa, lei pensa, in tutta serenità, che possa esserci mai stata vita su Marte? Io penso che sia verosimile. Marte, il pianeta rosso, grande circa metà della Terra e con un terzo della nostra gravità. Una landa desertica e desolata, senza acqua, senza attività vulcanica, senza vita. Un pianeta morto. Ma è veramente così? Per qualcuno queste immagini rappresentano i resti di gigantesche costruzioni artificiali realizzate millenni fa da civiltà ormai scomparse. Ma non è tutto. Recenti rivelazioni dimostrerebbero l'esistenza di vita su Marte, non miliardi di anni fa, ma ora. L'idea di un Marte abitato ha sempre affascinato scrittori e scienziati. Nel 1877 l'astronomo Giovanni Schiaparelli scorse sulla sua superficie decine di canali artificiali per l'irrigazione, l'opera di creature intelligenti riunite in società evolute. Nasceva il mito di Marte come il nostro pianeta gemello, simile alla Terra e, perché no, anche ostile. Ma la possibilità di vita sul pianeta rosso subì un duro colpo nel 1976, quando la prima sonda Viking atterrò sul pianeta e analizzò un campo del suolo e dell'atmosfera. Il verdetto fu che Marte era un pianeta senza vita. Niente campi irrigati né canali artificiali, quindi. Marte non solo appariva inabitato, ma anche inabitabile. E gli invasori marziani sembravano definitivamente destinati ai racconti di fantascienza. Ma fu la stessa sonda Viking a rimediare scattando queste foto. La NASA escluse subito l'ipotesi dell'origine artificiale del volto marziano diffondendo immagini della stessa area, che non presentavano alcuna struttura. La comparsa del volto era dovuta solo a un gioco di ombre provocato dalla luce del sole particolarmente radente. E un pixel nero, dovuto ad una semplice perdita di dati, andò a coincidere proprio dove avrebbe dovuto essere la narice del volto. Naturalmente, c'è chi non ha creduto alla versione ufficiale.
Richard Hoagland, per esempio, continua a sostenere l'artificialità del volto e a raccogliere dati sulle cosiddette anomalie marziane, strutture cioè apparentemente non naturali. Secondo Hoagland, il volto si inserisce in un complesso monumentale con tanto di piramidi ed altri strani avvallamenti. Sulla cresta di questa parete, nell'equivalente marziano del Grand Canyon, la Valles Marineris, si nota qualcosa che dà l'impressione di essere un disco volante al suolo. Come si nota, questa linea è perfettamente ovale. È una forma convessa e il sole che arriva da questa parte crea qui la sua ombra. Il bordo è scanalato, sospeso diverse decine di metri sopra questo ripido costone verticale, a 1,5 chilometri dal fondo della... Come spiegare un'immagine come questa? Ci troviamo di fronte a una struttura convessa, arrotondata, lunga circa 1,5 chilometri, con questi straordinari costoloni che sembrano una specie di supporti strutturali. E proprio al centro c'è un riflesso del sole con una macchiolina più scura. È conosciuta come il tubo di vetro, apparentemente i resti di un condotto in materiale vetroso crollato per cause sconosciute. Questa pallina all'interno, che in realtà è larga una decina di metri, vista la scala della fotografia, potrebbe essere un veicolo rimasto intrappolato nel tunnel quando un imprecisato cataclisma si è abbattuto sul pianeta e ne ha frantumato la struttura. Secondo Hoagland, queste formazioni sarebbero quanto resta di un'antica civiltà sviluppatasi su Marte, i cui ultimi rappresentanti avrebbero abbandonato il pianeta a causa del progressivo inaridimento. I marziani in fuga si sarebbero quindi trasferiti sulla Terra. Gli antichi miti sumeri ed egiziani, che parlano di angeli scesi dal cielo e di divinità che avrebbero diffuso il sapere tra gli uomini, ricorderebbero proprio questo avvenimento. E il volto sarebbe quindi un monito lasciato apposta per le future generazioni cresciute sulla Terra. Per molti, naturalmente, si tratta di pura fantascienza. Nuove immagini ad alta risoluzione sembrano aver messo la parola fine anche alla questione del volto marziano. Ma non bisogna sottovalutare le risorse di Marte. Vittorio Formisano, uno scienziato italiano, delle tesi di Richard Hoagland non condivide assolutamente nulla. Eppure, questo scienziato sta sostenendo, dati alla mano, un'ipotesi che fa impallidire anche le più ardite teorie dello stesso Hoagland. La possibilità che su Marte la vita esista ancora. Il sottosuolo di Marte sarebbe abitato da milioni di marziani, per quanto microscopici. Non solo acqua, ma addirittura vita su Marte. C'è vita sul pianeta rosso. Dal 2003 la sonda Mars Express, un progetto europeo a cui partecipa anche l'ente spaziale italiano, è in orbita intorno a Marte. A bordo è montato uno speciale spettrometro che permette di leggere la composizione chimica dell'atmosfera. Dati analizzati da Vittorio Formisano e il suo team. Misuriamo il calore che esce da Marte, sia la parte solare, cioè la luce solare infrarossa riflessa dal pianeta. Questa radiazione ha all'interno, diciamo, informazione su tutta la composizione dell'atmosfera di Marte. Orbita dopo orbita, lo spettrometro comincia ad indicare una certa quantità di metano nell'atmosfera. Come spiegare la presenza di questo gas? Il metano di Marte potrebbe provenire da una cometa precipitata sul pianeta. Il metano può essere prodotto dall'attività geologica interna al pianeta. Infine, il metano potrebbe essere emesso da forme di vita come i batteri metanogeni. L'origine biologica fin qui è solo una possibilità, per quanto affascinante. Ma oltre al metano, Mars Express ha rivelato quantità molto più ingenti di formaldeide, una sostanza che deriva dall'ossidazione del metano nell'atmosfera di Marte. La formaldeide si dissolve a sua volta in poche ore. Se il metano fosse precipitato su Marte insieme ad una cometa, ora la formaldeide si sarebbe da tempo dissolta. Ma non è così, e ciò esclude l'ipotesi cometa. Perché si origini tutta questa formaldeide, la produzione di metano su Marte dovrebbe essere ancora più alta del previsto, circa 2,5 milioni di tonnellate all'anno.
troppo alta perché la causa sia di origine geologica. Rimane l'ipotesi biologica. Ma quali organismi potrebbero vivere su Marte? 2,5 milioni di tonnellate l'anno sono, sono una grande quantità, e la vita batteriologica, in particolare i batteri metanogenici cosiddetti, possono effettivamente produrre grandi quantità di metano. È interessante fare un paragone con la Terra, perché sulla Terra, per chilometri sotto il fondo degli oceani, i batteri metanogenici sono presenti, sono vivi, sono stati studiati anche recentemente, non hanno bisogno né dell'atmosfera né dell'ossigeno, sono anaerobici e possono tranquillamente vivere e proliferare a quelle profondità. Il metano non è distribuito in maniera uniforme nell'atmosfera di Marte, ma si concentra nelle aree che, si sospetta, in un lontano passato potrebbero aver ospitato antichi oceani. L'ipotesi di Formisano è che nel sottosuolo si sia conservata dell'acqua allo stato liquido, un habitat adatto ai microorganismi che produrrebbero il metano individuato dal Mars Express. Siccome la temperatura aumenta man mano che andiamo in profondità, anche se in superficie vediamo permafrost, quindi ghiaccio d'acqua, in profondità dovrebbe diventare fanghiglia, quindi tipo acqua liquida. Certo, non possiamo escludere altri meccanismi attualmente ignoti, ma in questo momento la spiegazione più logica, più semplice, sembra essere quella biologica. Si dice che l'universo sia troppo grande per non ospitare altre forme di vita. Ora sappiamo che forse non siamo soli, neanche nel nostro stesso sistema solare. Certo, non si può dire che i batteri metanogeni di Marte siano una forma di vita particolarmente intelligente. Ma che effetto avrebbe su di noi sapere che la vita si è sviluppata fuori dal pianeta Terra, separatamente e indipendentemente? Piramidi, sfingi e ora anche batteri vivi e vegeti. Quando potremo dare una risposta ai molti interrogativi che circondano il passato e il presente del pianeta rosso? L'esplorazione dello spazio sembrava ormai da decenni ferma ai voli orbitali dello shuttle e all'invio di sonde automatizzate. Ma il 15 ottobre del 2003 c'è stata un'importante novità. La Cina entra nella storia dopo aver lanciato nello spazio il suo primo cosmonauta. A bordo il primo astronauta cinese, Yan Liwei, 28 anni, colonnello dell'aviazione militare. Il lungamente atteso lancio dello Shenzhou 5 è un successo per la gloria della nostra grande Cina. La Cina è il terzo paese, dopo Stati Uniti e Unione Sovietica, ad aver lanciato un uomo nello spazio. Una sfida al primato spaziale degli Stati Uniti, che evidentemente non passa inosservata. Today I announce a new plan to explore space and extend a human presence across our solar system. Tre mesi dopo il lancio cinese, il presidente George W. Bush annuncia un rilancio del programma spaziale americano. Entro il 2014 lo shuttle verrà sostituito. Entro il 2020 verrà realizzata una base permanente sulla Luna. La colonia lunare sarà il punto di partenza da cui lanciare la prima missione umana verso Marte intorno al 2050. With the experience and knowledge gained on the moon, we will then be ready to take the next steps of space exploration, human missions to Mars and to worlds beyond. Marte potrebbe quindi diventare la meta della prossima corsa allo spazio. Cosa troveranno gli astronauti inviati sul pianeta rosso? Saranno veramente i primi esseri viventi a mettere piede sul pianeta? O troveranno qualcosa da cogliere? È arrivato il momento di salutarci, di congedarci dopo queste tre prime serate, sperando di ritrovarci. E speriamo anche di aver stimolato in voi, come è successo a noi, nuove domande, nuova voglia di conoscere. Chiudiamo con una frase del grande Marcel Proust: il vero viaggio non è quello che scopre nuove terre, ma è avere nuovi occhi. A presto, a Voyager.
ciao boy. No boy, Voyager. Boy? Roberto, tu questa qua lo fai tu, che sei sulla 1? Sì, faccio io sulla 1. Sì, sì. Mentre tu... Voyager. Benissimo. Ma allora, noi conosciamo Marte come pianeta rosso, eccetera, eccetera. Confermi? Che fanno? Voglio mangiare, voglio mangiare. Ho finito qua. Ciao, Voyager.